Oggi 18 maggio prende il via la campagna informativa Stop alle fratture. Ne parliamo con la dottoressa Resmini, che fa parte del comitato scientifico che ha messo a punto il materiale che poi verrà utilizzato nel corso della campagna. Ecco, la campagna ha due strumenti fondamentali, una brochure educazionale per il paziente e un sito internet. Ecco, quali informazioni possono essere reperite su questi documenti? Allora, in questi documenti noi abbiamo cercato di entrare nell'argomento osteoporosi, rendendolo disponibile in termini semplici per la popolazione anziana che soffre di questo tipo di patologia e quindi aiutarla ad affrontare in maniera adeguata questo tipo di patologia e di rivolgersi anche ai centri specialistici che possono essere di loro aiuto. Abbiamo cercato di spiegare qual è il ruolo dello scheletro che affronta l'avanzare dell'età e quindi uno scheletro che va incontro a una resistenza meccanica e quindi ad un aumento della frattura. Abbiamo cercato di spiegare quali sono i metodi che possono prevenire la frattura di femore e, per esempio, banalmente anche semplicemente con una dieta ricca di calcio oppure una maggiore esposizione alla luce solare. Quando queste cose non sono possibili, intervenire farmacologicamente con degli integratori a base di calcio o a base di vitamina D. Ma soprattutto non dimentichiamoci che di fronte a una frattura da fragilità già conclamata è necessario impostare una diagnosi e una terapia conseguente per ridurre il rischio di andare incontro ad altre fratture da fragilità. Ecco, cosa vi aspettate come ritorno da questa campagna? Cioè, cosa vi aspettate che succeda una volta che una paziente oppure un familiare di una paziente legge, si informa attraverso i vostri materiali? Che ci sia una maggiore coscienza di questo tipo di patologia e quindi anche da parte dei familiari di questi soggetti che abbiano già subito una frattura, l'invito a consultare un centro specialistico preposto proprio per affrontare in modo corretto e adeguato questo tipo di patologia. Ecco, perché cosa vorrebbe dire rifratturarsi per questi pazienti? Rifratturarsi vuol dire aumentare la disabilità, vuol dire per il paziente che si rifrattura un dramma perché perde la sua autonomia sempre di più. Ogni frattura che si viene ad aggiungere a quelle precedenti purtroppo determina un peggioramento importantissimo delle condizioni di vita normali del paziente. Sono sempre più pazienti che sono destinati alle case di cura, vivono sempre meno nelle loro abitazioni normali. Hanno sempre più bisogno di aiuto perché da soli non ce la fanno più.